Allora, continua il nostro speciale sulle donne candidate per consiglio comunale. Ci troviamo oggi con le donne di Lucherini. Scusi, lei, che ci fa? Mi chiamo Santina Caruti e sono una, cioè nel senso, no, chiarisco, perché se no noi, dentro alla nostra lista non c'è sesso. Per dire, lei, ora, se sentite una voce da donna, è falsificata, lei parla come un uomo, la mia è una voce da donna, per cui non vi preoccupate, voi, io sono una donna, tranquillamente, posso essere un uomo, posso essere anche un... Allora, lei comunque è sicuramente donna, si chiama Carla Reverberi, è candidata per Lucherini, la lista Lucherini. Allora, la domanda è d'obbligo, cosa ti ha spinto a candidarti? Il motivo per cui mi sono candidata è stato quello di mettermi in gioco, perché essendo un'imprenditrice, lui mi prende molto in giro per la C-finale, era il voler dare il mio contributo per dare un cambiamento a questa città. Ho conosciuto il progetto prima di Lucherini, l'ho valutato, non avrei mai pensato di candidarmi in politica, e invece in questo caso ho pensato che una lista civica fosse la soluzione ideale per poter fare qualcosa. Senti, a proposito di fare qualcosa, qual è un progetto, un punto che nel caso tu fossi eletta e ti trovassi nello scranno di consigliere comunale e avessi il potere di fare qualcosa, diciamo così, un progetto che ti interessa particolarmente e vorresti portare avanti per la città? I progetti che mi interessano sono vari. Non so in quale progetto, se tu hai visto, siamo in lista alfabetica, quindi ci sono vari progetti ai quali si può contribuire e vorrei contribuire. In particolare io mi sono occupata, sono psicologo e mi sono specializzata in formazione, del settore della formazione che mi interessa in particolar modo, soprattutto della formazione giovanile e nell'inserimento nel settore del lavoro. Secondo settore che mi interessa particolare, perché l'ho a cuore come imprenditrice, è il rilancio di Arezzo, quindi partire anche dal cambiamento strutturale dell'urbanistica per poter rilanciare la città e l'economia retina, in particolare nel settore anche dell'impresa orafe, che non è il mio, però è in qualche modo il settore portante di tutta l'economia retina. Senti, in quanto candidata per Lucherini, spiegaci un po' come vuoi portare avanti il progetto delle donne per Arezzo. Le donne per Arezzo, per esempio, noi siamo per il superamento delle donne e degli uomini. Quindi il progetto è non le quote rosa, ma le quote rosa e azzurro e blu. Siamo per le quote beige noi. Le quote beige, cioè tutti uguali. Per cui non si distingue, sicché se venite, noi ci sa il bagno, se venite al bagno non c'è uomo e donna, lì tutte, donne, tutti, ci si va di tutto. Quindi, tranquilli, noi non ci abbiamo di queste percentuali, noi si fa un programma unico, unisexy, siamo unisexy, non si butta via niente, siamo votateci, tranquilli. Che voi siete amanti dell'informazione libera e sì. Adesso c'è una fonte nuova di informazione libera ad Arezzo. Arezzo è passato anche a cartaceo. Cartaceo, certo. Quindi mi raccomando. Bene, siamo molto felici di dare battesimo a questa cosa. Come vedete c'è una foto non a caso di quello. Io non lo chi è questo. Beppe Fanfani, l'uomo dal golfino nelle spalle. Io penso che veramente è colui che cura tutti i reumatismi degli aretini, il golfino nelle spalle. Dopo la maglia dell'Ana c'è il golfino nelle spalle dei Fanfani.